Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente tornando all'Aquila. Dopo i tragici fatti di ieri, sarebbero in condizioni stabili i bambini sopravvissuti alla tragedia accaduta ieri in una scuola materna dell'Aquila. Domani sarà ascoltata dal pubblico ministero la donna proprietaria dell'auto che a travolte ha ucciso il piccolo Tommaso. All'Aquila intanto è lutto cittadino, il servizio di Giuseppe Dintino. Sarà interrogata domani dal pubblico ministero Stefano Gallo la donna proprietaria dell'auto che ieri all'Aquila ha travolto sei bambini, uccidendone uno. La 38enne è indagata per omicidio stradale, mentre il mezzo è stato sequestrato. Sarà ora una perizia tecnica a determinare le cause della tragedia. Ieri, intorno alle 14:30, la donna aveva parcheggiato l'auto nel cortile della scuola materna della frazione Pile, giusto il tempo di riprendere i suoi due bambini. In macchina era rimasto il figlio maggiore, un 12enne. Per cause ancora da accertare, l'auto, che ha un freno a mano elettronico, si è sfrenata, ha percorso una discesa nel cortile della scuola e ha sfondato la recinzione del giardino dove alcuni alunni stavano giocando. Il mezzo, guidato da nessuno, ha travolto sei bambini. Tommaso, di 4 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. Due bambine sono state portate in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Una è ancora in prognosi riservata, mentre l'altra sarebbe stabile. Un altro bimbo ferito è al Bambin Gesù della capitale e due sono al San Salvatore dell'Aquila. Tutti e tre sarebbero fuori pericolo di vita. Altri bambini si sono procurati dei graffi durante la fuga in quei momenti di panico. Oggi nel capoluogo abruzzese, bandiere a mezz'asta, il sindaco Biondi ha proclamato il lutto cittadino. È veramente da un dolore che non si può neanche raccontare, lo dico in parte da rappresentante delle istituzioni, in parte da padre. Ci poteva essere un qualsiasi nostro figlio lì dentro, e questo è un elemento davvero struggente. Conosco personalmente i genitori di una delle due bambine che ha i gemelli, e sono persone per bene, a modo come tutte, come la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa città, e non oso neanche immaginare cosa stiano passando in queste ore. Messaggi di cordoglio anche da parte del ministro dell'istruzione Bianchi e del governatore Marsilio. I circa 40 bambini che frequentano la scuola materna Pile 1 maggio saranno trasferiti in un'altra struttura. E a Lanza il drammatico racconto della mamma indagata per omicidio stradale per il tragico incidente di ieri pomeriggio nella scuola d'infanzia di Pile. Le mie figlie, dice, hanno visto le drammatiche scene e sono sotto shock. Siamo distrutti e addolorati. Chiediamo e chiederemo ancora scusa alla famiglia del povero Tommaso e dei bambini feriti. Ho parcheggiato la macchina in pianura, ha raccontato all'ANSA. Ho inserito la marcia, non mi ricordo di aver inserito il freno a mano. Ha poi proseguito la donna, madre di 3 figli, di cui 2 iscritti alla scuola d'infanzia 1° maggio. La donna, come avete sentito nel servizio, verrà ascoltata dal sostituto procuratore Stefano Gallo. Intanto in procura domani è previsto l'affidamento dell'incarico sulla perizia tecnica sull'auto all'esperto Cristiano Ruggeri. E sempre in mattinata in programma una riunione alla presenza dell'anatomopatologo Giuseppe Calvisi per verificare l'eventualità chiesta da investigatori ed inquirenti di evitare l'autopsia sul corpo di Tommaso, effettuando una ricognizione cadaverica. Cambiamo argomento adesso. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Popoli hanno denunciato 5 tecnici dei comuni di Picciano e Serra Monacesca che devono rispondere di abuso d'ufficio su incentivi per appalti. Stefano Recanati. Affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate all'ammodernamento tecnologico e persino autopagamenti. È il quadro emerso dall'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle di Popoli presso i comuni di Picciano e Pesco Sansonesco, provincia di Pescara, nell'ambito dell'operazione Easy Game, per cui sono stati denunciati per abuso d'ufficio 5 responsabili dei servizi tecnici e finanziari segnalati anche alla Procura regionale della Corte dei Conti per aver
aver cagionato un danno erariale di 28.000 euro. Le irregolarità riguarderebbero appalti pubblici banditi dai due enti locali per rimediare alle recenti emergenze climatiche e ambientali che hanno colpito il territorio, dal sisma dell'agosto 2016 al maltempo del gennaio 2017. Si parla di opere di interesse collettivo per la realizzazione delle quali sono arrivati alle casse locali contributi straordinari con annesso stanziamento di appositi fondi di risorse finanziarie da destinare a titolo di incentivo ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni tecniche. Una cassa che si è trasformata in poco tempo in un tesoretto di quasi 56.000 euro da ripartire sulla base di un regolamento adottato dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti tra i responsabili delle funzioni tecniche e finanziarie e i loro collaboratori. È da qui che sembra sia partita una catena di montaggio che ha portato all'abuso di metà del fondo, 28.000 euro di incentivi indebitamente liquidati per i motivi più disparati: affidamenti diretti senza procedure comparative, assenza di copertura finanziaria, compimento di attività non incentivabili e non specialistiche come generici studi di fattibilità, ovvero sviamento del 20% delle somme destinate all'innovazione tecnologica o ancora mancato pagamento delle quote previste per l'IRAP, la Cassa Pensione Depositi Enti Locali e l'INAIL. E nel team dei tecnici c'è stato anche chi, in assenza del provvedimento autorizzatorio di un responsabile terzo, gli incentivi se li è autoliquidati. Sono 944 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. 740 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari all'11,39%. In rapida discesa i ricoveri in area medica, mentre aumentano lievemente quelli in terapia intensiva. 7 i decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 3.282. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 mesi e 99 anni, 257 pazienti, meno 15 sono ricoverati in ospedale in area medica e 12 più 1 sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare, 1.497 sono i guariti. Vediamo come di consueto le variazioni provincia per provincia: 180 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 296 in provincia di Chieti, 234 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 217 i casi in più in provincia di Teramo, 10 sono persone che provengono fuori regione, mentre per 5 sono in corso verifiche sulla provenienza. Incontro questa mattina all'Aquila tra il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio e il neo commissario alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 Marco Corsini. Stabilite le priorità per l'Abruzzo insieme ad un altro commissario governativo, Corrado Gisonni, che invece segue la messa in sicurezza dell'acquifero del tunnel del Gran Sasso. Finalmente il commissario, l'avvocato Marco Corsini, è entrato finalmente in carica. Il governo ha perso tempo per mesi e mesi prima di definire la successione all'ingegner Gentile. Siamo contenti che questo sia finalmente avvenuto e che soprattutto sia avvenuto in una persona di indubbio valore come l'avvocato Marco Corsini, che io stesso mi ero permesso di suggerire al Ministro tra una rosa di nomi, diciamo, di personalità in grado di affrontare un tema così complesso. L'ho ricevuto insieme al commissario Gisonni, che già da 3 anni quasi è impegnato sulla messa in sicurezza del sistema idrico e quindi anche del traforo del Gran Sasso. Tra di loro è già iniziata una collaborazione molto fattiva, molto operativa. Sono due tecnici qualificatissimi che hanno le idee chiare e che stanno lavorando bene, quindi a breve per il sistema idrico del Gran Sasso e del traforo, anche facendo sinergia delle risorse economiche disponibili, si sarà in grado, non più tardi della fine dell'estate, di partire con la gara di progettazione per arrivare a una progettazione definitiva e quindi poi far partire i cantieri. Io ho chiesto e raccomandato ai commissari di governo di continuare insieme al sottoscritto a premere sul governo perché non manchi mai l'attenzione verso questa infrastruttura. Sono molto preoccupato, ed è una preoccupazione che abbiamo condiviso, sul possibile contenzioso che nasce dalla mancata approvazione del PEF e quindi da un possibile contenzioso con il concessionario, che non può che complicare la vita sia delle opere che devono essere fatte e quindi di conseguenza dei cittadini abruzzesi che devono percorrere questa autostrada. E quindi mi auguro, che ci sia da parte del governo anche un supplemento di istruttoria, una decisione saggia che possa mettere in condizione questa autostrada di continuare ad essere percorribile, di esserlo in maniera non solo sicura ma anche economica per
le tasche dei contribuenti e delle aziende abruzzesi che devono utilizzare, non solo che devono utilizzarla. E naturalmente auguro buon lavoro ai commissari Corsini e Gisogni, e la Regione Abruzzo continuerà a supportarli e a sostenerli con molta determinazione. Buone notizie per l'aeroporto d'Abruzzo. In settimana ripartono dall'aeroporto di Pescara i voli della Volotea per Catania e Cagliari. A breve partirà anche il bando di gara per i lavori di allungamento della pista. Paolo Renzetti. Presidente, ci sono novità in vista dell'estate ormai imminente. L'aeroporto d'Abruzzo è pronto a prendere il volo, come si suol dire, per un'estate davvero da grandi numeri. È partita un'importante stagione Summer 2022, vantiamo 19 destinazioni collegate. Da questa settimana ripartono anche i collegamenti per Catania e Cagliari operati da Volotea, e possiamo anche vantare il maggior numero di frequenze della storia dell'aeroporto, appunto, a partire dalla Summer 2022. I dati cominciano a essere incoraggianti. A partire dalla settimana di Pasqua cominciamo ad avere importanti numeri, anche le due nuove rotte, Manchester e Memmingen, cominciano ad avere numeri positivi. Soprattutto la rotta di Manchester genera un buon flusso di incoming che si ripercuote sull'intero territorio. Girando per l'Abruzzo anch'io avverto la presenza di molti turisti inglesi, il che fa piacere all'intera comunità. Posso constatare di persona che il flusso di passeggeri che genera un'infrastruttura del genere, dopodiché si ripercuote sull'intero territorio e ne beneficia l'intera regione Abruzzo. A tal proposito, un importante passo in avanti per l'allungamento della pista, che è partito nel 2010, lo abbiamo ottenuto circa una settimana fa. È arrivato il parere definitivo da parte dell'ENAC, con la conclusione della conferenza dei servizi con oltre 20 attori seduti intorno a un tavolo che hanno rilasciato tutti i pareri positivi, ed oggi finalmente possiamo bandire la gara per l'allungamento della pista. Quando partiranno i lavori? Conoscendo i tempi della pubblica amministrazione e anche i tempi che hanno percorso gli ultimi 10 anni, direi che dobbiamo prendere come timing finale il 31 dicembre 2023, sperando di fare naturalmente prima. Svelato questa mattina a Teramo in largo Madonna delle Grazie il monumento in pietra dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. L'opera, intitolata Il Sorriso, dopo Teramo sarà esposta a Foggia, Bari e Matera. Tania Bonici Castelli. Sotto i due visi sorridenti c'è incisa una frase: le idee restano. In mostra da oggi a Teramo, in largo Madonna delle Grazie, il monumento in pietra realizzato per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. E loro il sorriso complice e amichevole di questi due eroi che hanno combattuto e perso la vita per mano della mafia. L'opera, che si intitola appunto Il Sorriso, è stata disvelata davanti agli studenti di 4 istituti teramani. Il messaggio del sindaco Gian Guido D'Alberto e dell'avvocato Tommaso Navarra, uno dei fondatori del premio Borsellino, è chiaro: la mafia non esiste solo a Palermo, guai a abbassare la guardia. Un sorriso contro tutte le mafie, oggi a Teramo. È proprio così, il sorriso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che non è il sorriso dell'assenza di paura, tutt'altro, è il sorriso del coraggio contro la paura, per superare la paura e per lanciarci un messaggio che attraversa il tempo, attraverso il lavoro, partendo dall'attività che loro hanno svolto, che tutte le istituzioni, ma direi tutti i cittadini, devono sentirsi parte di una stessa comunità che lotta contro la mafia, contro le mafie, contro la cultura mafiosa, per la legalità e per la giustizia. E questo sorriso è il sorriso del senso del dovere, della consapevolezza di aver fatto il possibile. Loro lo hanno fatto in modo straordinario, come degli eroi, sacrificando la loro vita e consegnandoci un testimone importante. Noi dobbiamo continuare a farlo sempre attraverso questo senso del dovere, scegliere sempre di stare dalla parte giusta, senza necessariamente essere degli eroi, sacrificare la propria vita, ma facendo ogni giorno il proprio dovere e scegliendo da che parte stare. La preoccupazione di molti cittadini è che queste mafie non stiano solamente a Palermo. Il problema è di mentalità, ognuno di noi deve farsi uno scrupolo di coscienza nell'azione quotidiana, amministrativa, se ha dei compiti istituzionali, ma anche sociale. Il Sehile non ha compiti diretti amministrative, proprio per un fatto che non deve avere: applicare un metodo mafioso della conoscenza per superare la fila o per risolvere il problema. Applicare i diritti e riconoscere le regole come regole condivise della comunità sono quello spirito di libertà che allontana il puzzo del compromesso, come diceva il Giovanni Falcone.
Dopo Teramo, il Sorriso inizierà un viaggio che lo porterà a Foggia, Bari e Matera, dove è prevista anche la partecipazione del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. A fine viaggio, che ne sarà di questa magnifica pietra incisa? Tornerà a Teramo per sempre. A Montesilvano torna la passeggiata empatica, a essere coinvolti questa mattina 78 alunni delle classi quinte della primaria della direzione didattica di Montesilvano in via Valle d'Aosta. Il progetto è stato portato avanti con carrozzine determinate e l'ufficio disabili del comune di Montesilvano. È tornato oggi l'appuntamento con la passeggiata empatica. Ad essere coinvolti sono stati 78 alunni delle classi quinte della scuola primaria della direzione didattica di Montesilvano di via Valle d'Aosta. La passeggiata empatica ha concluso la due giorni del progetto Sentinelle della Civiltà, organizzato dal responsabile dell'ufficio disabili del comune di Montesilvano, Claudio Ferrante, in collaborazione con l'associazione Carrozzine Determinate. L'iniziativa è stata ospitata nel cortile della scuola e si è trattato di un nuovo interessante appuntamento dopo quelli tenuti in altri istituti tra Pescara e Montesilvano per sensibilizzare gli studenti sulle problematiche quotidiane di chi con la disabilità è costretto a fare i conti con le barriere architettoniche, non solo. I ragazzi sono stati meravigliosi, proprio questo progetto che ci viene richiesto non solo da tutto l'Abruzzo trasforma proprio i ragazzi, perché fa fare una grande riflessione su quella che è la felicità, su quello che è il loro impegno nei confronti dei ragazzi con disabilità. Abbiamo trattato gli argomenti quale empatia, gentilezza, solidarietà. Loro hanno capito perfettamente tutto, hanno capito che possono essere barriere o facilitatori. Si sono messi subito all'opera perché hanno aiutato immediatamente i loro compagni con disabilità. È stato un percorso pedagogico davvero ricco di emozioni. Montesilvano da anni ha iniziato un percorso volto appunto a entrare nelle scuole e a tramite l'ufficio disabili magistralmente retto da Claudio Ferrante dare degli insegnamenti per il futuro ai nostri ragazzi. Devo dire che la soddisfazione è tanta, perché ogni qualvolta ci sono queste lezioni i ragazzi sono molto collaborativi e soprattutto sono molto intercettano tutte quelle che sono questi insegnamenti. E ci auguriamo appunto che da future generazioni possano regalare a tutti noi, a regalarsi un mondo migliore, un mondo fatto da barriere che verranno annullate sia da un punto di vista culturale che prettamente architettonico. Alberghi e locali pieni con tanta gente in giro per la città in occasione del Giro d'Italia per Confartigianato, si è trattato di un grande successo. Alberghi e locali pieni nella tre giorni del Giro d'Italia a Pescara. Direttore, è stata davvero una bella esperienza, ma soprattutto gli esercenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e le organizzazioni come la vostra hanno apprezzato tutto questo. Assolutamente sì, c'era bisogno di un evento importante, di più eventi per rilanciare lo spirito delle attività che dopo anni di sofferenza avevano bisogno di un momento anche di speranza e di rinascita della città, che c'è stata. Ovviamente deve essere un punto di inizio. Noi siamo contentissimi, abbiamo, come a volte abbiamo attaccato l'amministrazione, abbiamo ringraziato l'assessore nello specifico che ha curato l'organizzazione dell'evento più importante, perché dopo anni in cui si era persa proprio la visione di questa città piena, siamo fiduciosi che anche più quelli che dubitavano delle caratteristiche della città ora abbiano fugato ogni dubbio. Questa è Pescara. Pescara è una città accogliente, dinamica, vitale, capoluogo del divertimento della nostra regione e non può essere snaturata per interessi di parte. Qualcuno direbbe ci vorrebbe il Giro d'Italia tutti i giorni a Pescara, ma battute a parte, quali sono le prospettive per l'estate adesso che non c'è più l'emergenza sanitaria? L'amministrazione ci ha comunicato che sta organizzando comunque una serie di eventi. Ovviamente gli eventi vanno parallelamente a una strategia a breve e a medio termine che definitivamente inquadri Pescara come una città turistica, ma noi diciamo anche la regione, e con tutti che remano dalla stessa parte. Questo è fondamentale. Noi abbiamo chiesto tra l'altro all'amministrazione di puntare tanto, anche investire sulla comunicazione, perché è fondamentale che le cose che si fanno bene siano comunicate nei tempi giusti. Per chiudere, la ciliegina sulla torta per il secondo anno consecutivo è la bandiera blu a Pescara.
Assolutamente sì, questa è una notizia importante. Noi stavamo pensando anche insieme ad altri esercenti di dedicare una notte, magari una notte blu, che preveda una serie di iniziative diffuse sul territorio, perché non ci dobbiamo dimenticare che Pescara è anche fatta di Pescara Porta Nuova, un'altra realtà bellissima, che promuova a livello esterno questa notizia, perché ripeto, è fondamentale che le cose positive le si comunichi, perché altrimenti restano sempre circoscritte nel territorio. Rimaniamo a Pescara, perché è stata presentata a Palazzo di Città Pescara Beach Race, kermesse di SUP che vedrà per il 21 e 22 maggio numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia. Che cos'è il Pescara Beach Race? Una gara importantissima, vedrà più di 100 atleti da tutta Italia confrontarsi in questa quarta tappa del campionato italiano, quindi non vediamo l'ora di farci sotto domani. Prima giornata importantissima, la sprint, quindi 250 metri lineari, saremo all'interno del porto turistico insieme all'evento del sottocosta. Seconda giornata ci sposteremo di fronte alla Lega Navale con la long distance, quindi 10 km per diciamo, gli atleti un po' più agonisti e 4 km per i più piccini. Come è nata l'iniziativa, l'idea di gareggiare a Pescara? Vabbè, noi abbiamo questa scuola di SAP, promuoviamo lo stand-up paddle in tutto il territorio nazionale e per il secondo anno facciamo parte del circuito italiano SAP Race, targato FIC, della Federazione Italiana Canoe Kayak. E vogliamo portare il SAP sia a livello comunque di promozione per vedere comunque il territorio da un'altra prospettiva, ma noi lo usiamo anche come a livello agonistico con allenamenti e gare. Sì, due giorni fa abbiamo dato il via alla partenza del Giro d'Italia e oggi siamo qui per presentare un altro grande evento sportivo, Pescara Beach Race. Come appena detto, per il secondo anno consecutivo il capoluogo adriatico ospita un grande evento di SAP. Ricordo benissimo l'anno scorso che è stato l'evento con il maggior numero di partecipanti, 130 imbarcazioni, di cui 50 under 18, quindi quest'anno dovevamo assolutamente dare continuità a questo grandissimo evento. Sono ottimista, penso proprio di sì, il Mondiale Pescara ce l'avrà e noi naturalmente daremo il nostro massimo supporto. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport calcio. Marco Pompetti, in occasione del riconoscimento ricevuto dal periodico Cronache Abruzzesi come miglior biancazzurro della stagione appena conclusa, ai nostri microfoni ha parlato di passato, presente e anche del prossimo futuro. Lo ascoltiamo. E Marco Pompetti, il vincitore del riconoscimento di Cronache Abruzzesi, miglior biancazzurro di questa stagione. Marco, si è chiuso questo campionato, c'è ancora un po' di delusione, però per come è andata? Sì, sicuramente. Io credo come tutti quanti siamo un pochino delusi per come è finita la stagione, perché comunque, vista anche comunque l'ultima la partita di andata che abbiamo fatto contro la Felalpi, secondo me al ritorno potevamo comunque continuare e diciamo passare il turno, però comunque il calcio è fatto anche così, ci sta a perdere, fa parte del gioco, però ci dispiace a me comunque in particolare, che non ho potuto giocare nella partita di ritorno, non ho potuto dare una mano ai miei compagni. Marco, cosa non è andato quest'anno per il Pescara? Cosa non ha funzionato secondo te? Ma diciamo che comunque di eclatante che non ha funzionato non c'è stato nulla. Sicuramente quando una stagione comunque finisce un po' anticipatamente, perché magari certo sicuramente qualcosa di buono non è andato, sicuramente ci è mancata un pochino di continuità, perché comunque abbiamo dimostrato in certe partite, in certi periodi, di fare prestazioni importanti, importantissime, anche con squadre di blasone altissimo, e poi magari beccare periodi in cui non riuscivamo comunque a esprimere quello che erano le nostre qualità e anche a livello di risultati facevamo un pochino di fatica, quindi secondo me la cosa che più ci è mancata è questa. Una stagione che però per il Pescara è stata una stagione Pompetti dipendente. No, vabbè, mi fa piacere, ma comunque io diciamo non era quello che guardavo. Ogni volta che andavo in campo cercavo comunque di dare il mio contributo al 110%, di aiutare i miei compagni e di fare quello che mi chiedeva il mister. Da domani si inizia a pensare al futuro del Pescara e anche al futuro di Marco Pompetti.
Sì, ma io diciamo non ancora so nulla, adesso penso a finire la stagione domani, dobbiamo ritrovarci tutti quanti e finire la stagione e poi, come hai detto tu, da domani si penserà al futuro, che però non ancora nulla si sa, il mercato è ancora aperto e con i giusti e dovuti tempi ci si penserà. Non bisogna mai fare scelte affrettate, perché soprattutto per un ragazzo è importante decidere sempre la situazione migliore e io sicuramente sceglierò la situazione migliore. Una conviviale, quella organizzata dalla società Abba Pineto in occasione del passaggio del Giro d'Italia in città. Opportunità questa per continuare ad amalgamare il gruppo in vista di gara 2 contro Prata di Pordenone. Ma il passaggio del Giro coincide con un momento molto importante per la nostra società. Abbiamo giocato gara 1 per l'accesso alla 2, quindi domenica giocheremo in casa a Pineto, e quindi è un momento di sport importante. Ha coinciso con il passaggio del Giro d'Italia e vuole significare questo un momento di convivialità con la squadra per compattarci, per unirci e per far trionfare quelli che sono i valori dello sport con il Giro d'Italia oggi, e nello stesso tempo raccogliamo le energie, ci confrontiamo tutti quanti per prepararci al meglio per domenica. Ma io sono ancora molto fiducioso, perché domenica abbiamo giocato a Prata senza il nostro miglior giocatore, che è Matteo Bertoli, per un problema a un fianco. E lo stiamo recuperando, domenica giocherà al 100%, lo recupereremo, e quindi sono convinto che a Pineto faremo una grandissima prestazione, anche perché abbiamo fatto comunque una bellissima prestazione anche senza Matteo. Siamo molto contenti di questa tappa che devono fare tramite Pineto. Stiamo sotto questa cornice della Torre del Cerrano, che sta al mio sfondo, e sotto le colline del Cerrano, un territorio meraviglioso, e niente, non abbiamo voluto far passare questo per alto, come l'abbiamo fatto l'anno scorso, di salutare tutto il Giro d'Italia, che abbiamo voluto concentrarci oggi qui per salutare il Giro d'Italia e poter amalgamare le nostre forze per l'evento, diciamo, per la gara che andremo a confrontarci la prossima domenica, che è la gara 2. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera l'appuntamento come ogni giovedì con Velo a partire dalle ore 21 fino alle 22:45, ovviamente. Tema centrale dell'appuntamento numero 12 sarà il Giro d'Italia, che ha lasciato la nostra regione e che è entrata nel vivo della seconda settimana. Il TG6 invece torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.